per far innamorare, per coinvolgere. Quindi una donna deve saper manifestare la sua femminilità e deve, secondo me, anzi, cercare di potenziarla. Purtroppo oggi la tendenza è quella di dire un po' il contrario fondamentalmente, no? Cercano di spingere sul contrario. Salutiamo Fabiana, salutiamo Fabiana. Purtroppo capita questo, noi invece dobbiamo, le donne dovrebbero, gli uomini ovviamente, mutatis mutandis, salutiamo Pippoli e su uomo è apparso Pippoli, dovrebbero diciamo sviluppare l'energia maschile perché noi abbiamo due tipologie di energie, no? L'energia femminile e l'energia della ricettività. Energia, le donne dovrebbero, ecco lì. No, le donne dovrebbero sviluppare la propria femminilità. E Don Matteo, salutiamo anche Daniela, salutiamo anche Daniela. Perché la vera attrattività è un fatto energetico, no? Non risiede soltanto nell'aspetto fisico, non è soltanto un aspetto, l'aspetto fisico in modo statico. Ma diventare attraente magnetica, salutiamo Nespolona, per diventare attraente magnetica devi naturalmente sviluppare la tua energia femminile, salutiamo anche la Dea. Questa forza magnetica, diciamo, che tu puoi sviluppare proviene proprio dall'energia femminile, che è un'energia potentissima che tutte le donne possiedono, ma che spesso rimane nascosta, spesso non rimane sfruttata. Grande, grande, fare lavoro di casa, essere accogliente, cioè, sì, ma a parte quello che ovviamente fa parte della femminità, perché è vero, comunque, parzialmente quello che dice Don Matteo, ma il fatto di saper cucinare non è mica una roba da poco, ragazzi, cioè, che una donna che sappia cucinare è veramente una skill importante, cioè, la donna cuciniera, salutiamo Chiaretta Palma, è una donna che sa miscelare gli ingredienti della vita, cioè non è che la donna cuciniera non è soltanto una donna che sa, come dire, che sa cucinare e basta, che passa il tempo nei fornelli in cucina, ma donna cuciniera è metafora di un'incantatrice, di una donna che sa, che unisce i sapori, che unisce gli elementi con grazia, con maestria. La donna cuciniera è un'alchimista. Salutiamo anche Daniela, è un'alchimista, è anche la nostra Sandra. È una donna che sa miscelare tutti gli ingredienti della vita, tra cui il tempo. A proposito di donna cuciniera, iscrivetevi al canale di Pepe Rosa, Cucina Naturale, come mangiare senza ingrassare. Iscrivetevi al canale di Pepe Rosa. È la mentalità da cuciniera che conta. La donna cuciniera invita a essere consapevoli anche come nella mia carta dei tarot, dei taratarot. Ah, tra l'altro, non so se avete visto la copertina di questo video, c'è la nostra Betty, il ritratto della nostra Betty Cottage, che domani sera avremo la nostra Betty Cottage, mi raccomando. Quindi attenzione perché la donna cuciniera ci invita a essere consapevoli delle, diciamo della miscela, degli ingredienti, no? Tra l'altro, come possiamo dire, la donna cuciniera sa creare, perché tenete presente che c'è un'assonanza tra il fatto che la donna partorisce e il fatto che la donna sa cucinare, perché anche cucinare è partorire qualcosa di interessante, no? Il parto non è soltanto, diciamo, essere ingravidate e fare figli, ma partorire anche un'idea, infatti si utilizza un po' il termine partorire, partorire un'idea, partorire un bell'arrosto farcito. Esattamente, ci sono tutta una serie di cose che possono essere partorite, non è soltanto che deve partorire dei, diciamo, dei pargoletti fondamentalmente. Quindi, ma comunque la cosa fondamentale è, diciamo, saper sviluppare, la propria femminilità. Femminilità che non vuol dire essere mignottone da corsa, non vuol dire essere, ma vuol dire essere leggiadre. La vera attrattività non risiede nell'aspetto fisico, ripeto, ma nella capacità di,
emanare un'energia femminile, un'energia che cattura, un'energia che conquista. Adesso cercheremo di capire come possono fare le donne per potenziare quella che è la propria femminilità, la propria autenticità e riconnettersi con la propria interiorità in un mondo che sta andando verso il contrario, perché in un mondo che cerca di omologarci tutti. Ciao Grenettina, purtroppo viviamo in un mondo dove le differenze tra maschio e femmina tendono a essere, diciamo, tendono a essere annullate. Purtroppo io questo lo vedo come un degrado, no? Perché essere mascoline, ma non sto parlando di, diciamo, lavoro, non sto parlando di altre cose, perché questo è un discorso, io sto parlando proprio a livello energetico, quindi io sto parlando a livello, io sto parlando proprio a livello energetico, a livello energetico è un punto fondamentale, no? L'energia femminile è l'energia femminile, l'energia maschile è l'energia maschile. Quindi, care donne, dovete svilupparla questa energia femminile, è molto importante sviluppare l'energia femminile. Allora, come può fare una donna per potenziare, ripeto, questa energia che è già dentro di lei, è un'energia che è già dentro di lei. Polpetta alla ricotta al pomodoro? Effetto per... Salutiamo Rosetta, ah, che bel consiglio che ha dato! Carpane, margascione, polpette di ricotta al pomodoro. Beh, ci sono già due ingredienti che non vanno tanto bene: i formaggi, la ricotta e il pomodoro che ha la solanina. Vabbè, comunque, dai, Rosetta, te la facciamo passare. Visto che sei nuova, ho lavata con Perlana. Non so se l'ho mai vista Rosetta. Comunque, io mi ricordo, la bella Rosina, no? A Torino c'è la bella Rosina. C'è la casa della bella Rosina. Ah, c'è vero, Rosy, c'è la bella Rosina. Tu sai che la bella Rosina era l'amante di re Vittorio Emanuele I, non lo so, la bella Rosin. La bella Rosin. Comunque sia, la prima cosa è abbracciare, come dire, la tua autenticità. Quindi una donna femminile è una donna che sa abbracciare la propria autenticità. Sa abbracciare il suo vero io, esatto, le solanacee, peperoni, melanzane, pomodori e patate. Brava, brava Sandra, troppe solanacee non fanno bene. Se ti mangi un pomodorino va bene, ma troppe no. Io con la polpetta ho ancoraggio negativo. Quale polpetta è polpetta? Citrulla. Quindi essere vulnerabili. Essere vulnerabile, ad esempio, non significa essere debole. Una donna deve presentarsi un pochettino vulnerabile, autentica, non deve emulare il maschio. Io credo che il vero errore che fanno le donne è quello di cercare di emulare il maschio. Invece, credo che al contrario, essere vulnerabili, essere autentiche, essere femminili, essere leggiadre, sia un atto di coraggio, ma soprattutto un atto di autenticità. Quando tu ti permetti di mostrare a te stessa chi sei veramente, con le tue paure, anche le tue insicurezze, le tue speranze, vai a creare una connessione profonda con gli altri. Salutiamo la carampagnocca, la nostra Patrizia Perotti, la carampagnocca. Questo è un punto, credo che sia un punto fondamentale. Tirare fuori la nostra energia femminile, la vulnerabilità, cioè salutiamo anche Sissi, tirare fuori la propria energia femminile, quando ti permette di mostrare a te stessa soprattutto chi sei con le tue paure, le tue insicurezze, le tue speranze, apri una porta molto importante perché ti permette di vedere chi sei veramente, non utilizzi più le maschere, perché purtroppo molte donne utilizzano delle maschere, non si permettono di vedere chi sono, spesso utilizzano la maschera del mignottone da corsa, la maschera della suorina, ma non sanno viversi, non sanno godersi appieno l'emotività, non sanno godersi appieno le emozioni e non sanno abbracciare la propria vulnerabilità e questo significa non essere in pace con se stesse, non essere
in armonia con se stesse. Non devi nascondere le tue debolezze, non devi, i mascheroni col fard, o fanno i migliottoni da corsa o fanno le suorine. Non devi nascondere le tue emozioni. Questo è un punto fondamentale, ma non devi nascondere a te stessa, perché non è, il primo punto è quello di sapersi dare delle emozioni, vivendosi la propria femminilità, vivendosi anche il proprio essere femminile, che non vuol dire competere con un maschio. Cioè, purtroppo oggi anche nelle Olimpiadi, no, cercano di far competere, come dire, simil maschi con donne. Però questa è una competizione che non sa da fare. Uomo e donna devono essere complementari, fondamentalmente devono andare alla ricerca della complementarietà, non devono andare alla ricerca della competitività. Purtroppo oggi sempre di più c'è una sorta di competizione, no? E questa competizione è la maschera al viso, al cetriolo. Questo devi sprigionare la tua femminilità, ma sprigionarla nel modo positivo, non attraverso una maschera, perché molte donne pensano di emulare un troione da corsa e di diventare femminili. Il troione da corsa non è femminile, come non è femminile neanche la suorina. Una donna è femminile quando si sente innanzitutto, diciamo, sa abbracciare le proprie fragilità, sa vedere la sua anima, sa vedere se stessa. Questo è un punto fondamentale. E invece cercare di emulare il maschio non serve fondamentalmente. Oggi purtroppo c'è tutto, oggi siamo in un mondo in cui le donne vogliono emulare i maschi e i maschi vogliono emulare le donne. Cioè, è un periodo in cui siamo veramente, non dico, diciamo, perché per carità ogni periodo ha la sua cosa, ma ci sono molti maschi che cercano di emulare l'aspetto femminile e invece, gli uomini cercano di emulare l'aspetto femminile fondamentalmente. Eppure è così, ma anche no, ma eppure è così, perché non dico che c'è, però ci sono tanti uomini che emulano le donne. Cioè, non dico che si mettono rossetto il tutto, ma hanno proprio nel modo di fare, no? Poi c'è qualcuno che si mette pure rossetto, per carità. Però anche nel modo di fare, no? Io, per carità, ognuno è libero, no? È libero di fare quello che vuole. Però se andate a fare un giro su molti social, vedete che, per carità, se un uomo vuole vestirsi da donna, va bene, può vestirsi come vuole, per carità. Ognuno può fare quello che vuole, è libero di fare quello che vuole. Però credo che la pubblicità, diciamo, la pubblicità di questi modelli non sia una pubblicità giusta, secondo me, questo è il mio punto di vista. Diciamo che è giusto che ognuno faccia quello che vuole, ma dare enfasi, dare visibilità eccessiva, io lo credo, non lo trovo di buon gusto fondamentalmente, ma questa è la mia opinione, per carità, sarò boomer, non lo so, però è semplicemente la mia opinione. Però comunque una donna che invece vuole sedurre gli uomini, vuole sedurre gli uomini veri, non gli uomini, diciamo, effeminati, se un... non capisco gli uomini che vogliono emulare donne, ma le donne che vogliono emulare gli uomini... sì, scrozzi in macchina un uomo, ma sì, è vero, anche quello che dice la nostra Sandra ha ragione. Comunque, abbracciare la vulnerabilità è un passo fondamentale per sviluppare, per potenziare la tua energia femminile, no? È una scelta di fatto che ti permette di vivere però la tua vita più allineata alla nostra natura. Ecco, credo che poi sviluppare la femminilità sia vivere la vita allineata con la nostra natura più profonda, non con nature artificiali che ci sono state messe dentro la testa da chissà quali modelli, perché oggi è come dire, molti modelli secondo me sono stati messi fondamentalmente. Quindi la prima cosa è abbracciare la tua vulnerabilità. Un'altra caratteristica che hanno le donne femminili, ma le hanno tutte le donne, molto più degli uomini, è coltivare la tua creatività. Cioè, l'energia femminile è strettamente collegata alla creatività, ma quando dico che è strettamente collegata alla creatività, è evidente, no, che la donna crea la vita, la donna crea la vita. Quindi
Quindi quando uno dice che la donna è collegata alla creatività, non è che deve poi dimostrarlo, perché che cos'è di più femminile del creare la vita, del più creativo del creare la vita? Quindi l'energia femminile è intrinsecamente legata alla creatività, è una forza primordiale che ti permette di esprimere al massimo livello la tua creatività. La creatività non è solo questione di talento, non è solo questione di doti artistiche, è proprio un modo di vivere. E la donna è un modo di vivere creativo. L'energia femminile è creativa. L'energia femminile è creativa. Ma sì, mi sono toccato il naso, ma perché mi sta? Devo soffiarmi il naso, non ci voglio più il fazzoletto, befane, citrulle. Adesso mi gratto anche la testa perché. C'ho il problema che fa un caldo della madosca e il mio capello qua sta crescendo un casino. Ma d'estate i capelli crescono più rapidamente, comunque, ragazzi. Cioè d'estate i capelli stanno crescendo rapidamente. Cioè questo capello qua che non faccio in tempo a tagliarlo, non faccio in tempo a tagliarlo questo capello e sta crescendo e sta crescendo alla grande, non faccio in tempo a tagliarlo che zac, è già cresciuto. Allora, quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi cerca di coltivare. Oh, salutiamo Isabel Legrand. Dopo la bestia di Don Matteo è arrivata la nostra Isabellina Legrand. Allora, quindi sia che tu ami dipingere, scrivere, cucinare, danzare, fare qualsiasi cosa, qualsiasi espressione. Devi dedicare del tempo all'energia creativa perché la femmina deve creare, quindi deve creare e devi lasciare che la tua energia fluisca liberamente. Questo processo di creatività, ripeto, la donna è creativa per antonomasia, per il fatto che ha, diciamo, la facoltà di riprodursi, di dare, di donare la vita. La creatività per una donna, quindi la parte artistica, oggi le donne vogliono fare l'uomo, per carità, possono anche andare a fare il carabiniere, possono anche andare a fare il bersagliere, però questo fa parte, secondo me, un po' delle situazioni un po' aberranti. Salutiamo Andrea Giovani. Credo che questo sia un qualcosa, credo che ci siano i nostri talenti, no? Io credo che la donna e gli uomini, tutto sommato, abbiano dei talenti diversi. E invece oggi cercano di uniformare queste cose, no? Ma sicuramente una donna farà probabilmente alcune attività le farà peggio che un uomo le farà peggio di una donna. Poi ci possono essere dei casi, però io credo dovete sviluppare la vostra femminità, ma anche la femminità, anche nell'abbigliamento, no? Per dire, no? Cioè, gli scarponi anfibi è un abbigliamento tipico militare maschile. Poi una donna si può mettere anche, che si autodefinisce con le palle, esatto, le donne si possono mettere anche gli anfibi militari, la tuta mimetica, uscire fuori col coltello in mezzo ai denti, possono farlo, ma questo non esprimeranno la loro femminilità. Esprimeranno un surrogato di mascolinità che però sarà soltanto un surrogato. Invece, vedere la creatività, cioè la creatività intesa come capacità di sviluppare proprio l'essere femmina, l'essere femminile, il vedere la bellezza nelle piccole cose, il trovare soluzioni creative, il saper cucinare magari un piatto che non avevano mai cucinato. Quindi dedicare la propria creatività a queste cose vuol dire potenziare l'energia femminile, è un atto d'amore, in primis verso se stessi, perché se noi potenziamo la nostra energia, il maschio quella maschile e la donna quella femminile, noi facciamo un atto d'amore verso noi stessi, no? Che ci permette di connetterci con la nostra essenza più profonda, perché poi uno per carità può anche sentire di essere una lavatrice, può anche sentire di essere un cammello, non lo so, qualunque cosa, ma fondamentalmente io credo che l'energia, poi a parte casi particolari, perché sì, ci saranno casi particolari in cui un uomo si sente di essere donna al 100%, ci saranno, ma una volta erano dei casi, salutiamo Franci,
dei casi, diciamo, Befano addirittura. Una volta erano dei casi limitati, oggi stanno diventando sempre di più per una pubblicità, secondo me, malsana. Ricordo comunque a tutti di abbonarvi al canale. Su questo canale ci sono tre livelli di abbonamento. Abbonamento live per diventare moderatore del canale. Abbonamento base per ieri sera ho messo in tacco Jessica Rabbit. Brava, brava, brava Sandra. Mettiti in gnocca, Sandra. Tacche vestita da Jessica Rabbit. Brava Sandra. Poi l'abbonamento base per seguire i miei seminari e l'abbonamento Master Consulting per avere ancora in più una consulenza telefonica. Quindi è molto importante questo, no? Una donna deve saper vedere la bellezza nelle piccole cose, deve avere una mentalità aperta, una mentalità flessibile, deve dedicare del tempo diciamo, all'agghindarsi, cioè una donna deve dedicare del tempo a farsi bella, come si diceva una volta, perché questo è femminile, è femmina. Oggi ovviamente lo fanno molto di meno le donne, perché purtroppo hanno emulato, cercano di emulare un comportamento maschile e purtroppo si sono invertite un po' le cose, no? Quindi questo credo che sia il primo punto fondamentale, ma è anche importante connettersi col proprio corpo. Perché io credo che molte donne conoscano poco il proprio corpo, perché il corpo femminile è molto diverso da quello maschile. Il corpo maschile è molto più semplice. Io trovo che oggi molte donne conoscono, esatto, c'è stata una crescita. Io credo che le donne conoscano poco il proprio corpo. Il corpo della donna è il tempio della tua energia femminile, no? Questo lo dimostra la tua essenza più profonda, più autentica. Quindi impara a prenderti cura del tuo corpo in tutti i sensi, no? Entra in sintonia col tuo corpo, cerca di sentirlo, cerca di svilupparlo, cerca di riconoscerlo, cerca di conoscerlo profondamente. Sandra, ieri mi sei avvicinato, si sono avvicinati un po' di uomini. E beh, certo, è ovvio, perché se tu ti fai vedere, cioè se ti metti, tu sei un bel fisico, evidenzialo, no? Non castrarlo sto fisico, Sandra, non castrare sto fisico. Molte di noi dedicano tanto per giornata lavorativa ed extra lavorativa, tipica occidentale, non si sposano queste. Beh, questo è anche vero, questo è anche vero, però diciamo. Molte donne dedicano probabilmente anche più tempo fondamentalmente rispetto diciamo a quello che forse facevano una volta. Quindi io credo che questo però sia un qualcosa di importante, no? D'altra parte, come dire, cioè, è ovvio che una donna è giusto che lavori, è giusto che faccia una carriera, però, diciamo che il lavoro si può plasmare, no? Mentre invece ci sono alcune cose che non si plasma, alcune cose che se le perdi non le recuperi più. Ho sentito una metafora interessante, no? È come avere delle palline che tirate. Il lavoro è come una pallina di gomma, fondamentalmente. Se cade per terra rimbalza. Se cade per terra rimbalza e magari per un po' rimbalza meno, ma non si rompe fondamentalmente. Mentre invece la propria femminilità o la propria mascolinità, se tu la trascuri, è come sta pallina che ti cade, ma è una pallina di vetro, si danneggerà, si scheggerà, in qualche caso si romperà addirittura. Quindi sono tutte cose che dovremmo imparare a sviluppare. No, vabbè, questo è giusto. No, ma quello, ma non sto dicendo che uno ci mette tanto, che ci mette poco. Importante è metterci il tempo che ci vuoi mettere. Oh, un saluto a Tug, un saluto a Tug. Però io credo che questo sia un po' importante, no? Cioè conoscere il proprio corpo. Ad esempio, per una donna credo che sia fondamentale, perché il corpo dell'uomo è molto più semplice, il funzionamento è molto più semplice, quello della donna è molto più complesso. Quindi, ma prendersi cura del proprio corpo a tutti i livelli, fondamentalmente. Salutiamo anche Barbara, anche a livello fisico, sicuramente,
attraverso un'alimentazione sana, attraverso l'attività fisica, attraverso il prendersi cura per farsi belle. Credo che questo sia per essere femminili. Poi il tempo che ci può volere, può essere che ci possa volere più o meno tempo, però io credo che poi non serva neanche tanto fondamentalmente, no? Vabbè, ma molti uomini si lagnano perché gli uomini stanno perdendo la mascolinità, stanno perdendo la mascolinità. Io non so se c'è, non voglio fare il complottista, per carità, non so se c'è un qualcosa sotto, qualche cosa, però questo è un punto fondamentale. Ma poi io credo che anche le donne possano, diciamo, fare le cose fatte nel modo giusto. Un'altra cosa, una caratteristica che hanno le donne è l'intuizione, cioè, ecco, questa è un'altra cosa. L'intelligenza maschile da quella femminile è molto diversa, secondo me, in linea di principio. E in linea di principio le donne hanno un'intelligenza emotiva e un'intuizione molto più sviluppata rispetto al maschio. Ma questo da cosa è dovuto? È dovuto sempre al fatto che le donne partoriscono, le donne hanno i bambini, anche la capacità di ascoltare, di comprendere il linguaggio non verbale, per una donna è innata sta cosa, perché voi partorite, cioè potenzialmente potete partorire, poi ci sono anche quelle che non partoriscono, però non importa, potenzialmente possono partorire. E allora, quando partorite e avete un bambino, e voi siete strutturate per capire, il bambino non è che vi parla una lingua strutturata, il bambino utilizza soltanto la comunicazione non verbale, e la mamma non lo riconosco più. E vabbè, Don Matteo, bisogna fare il rinforzo intermittente. Adesso siamo nella fase di rinforzo, Don Matteo. Don Matteo, non ti preoccupare, domani ricazziamo di nuovo. Qui stiamo usando stiamo usando il rinforzo intermittente, Don. Stiamo usando il rinforzo intermittente. Adesso siamo nella fase gratificante. Però, dicevo, per una donna, saper cogliere, diciamo, il saper cogliere il linguaggio non verbale è naturale, perché voi partorite, e quindi se partorite, con vostro figlio comunicate, voi sapete capire, no? Se vostro figlio ha fame, ha sonno, ha mal di pancia o c'ha qualcosa che non va. L'intuizione è una delle qualità più potenti, è una delle qualità più potenti. 7:30, mi faccio, no, 7:45 era. Mi faccio le fanno si fanno le 8 perché devo sistemarmi sto capello, perché cavolo, sto capello sta crescendo a dismisura, Green. Sto capello sta crescendo a dismisura, Green. Non so se lo vedete in controluce, lo vedete in controluce? Si vede il capello in controluce. Sta crescendo a dismisura, vedete quando lo faccio andare, non so se lo vedete in controluce, l'ho tagliato 2 giorni fa, continua a crescere in una maniera bestiale, porca Eva, si vede, in controluce si vede, se guardate bene in controluce qua, in questo punto qua, guardate, in questo punto qua lo sento, non lo sentivo più, ma come non si vede niente? Sei tu che sei accecata, non si vede niente, sei accecata, non si vede, si vede, comunque andiamo avanti. Allora, l'intuizione per una donna è come un sesto senso, è una bussola interiore. E questa intuizione sa che cos'è il meglio per te. Questo è un punto fondamentale, no? Ascolta questa voce interiore, ascolta la tua intuizione, cerca di comprendere il linguaggio non verbale, non precluderti la possibilità di comprendere il linguaggio non verbale per rafforzare la tua connessione con l'intuito. È importante creare anche uno spazio di silenzio, cioè le donne non devono essere, secondo me, sempre affastellate, indaffarate, piene di rumori, vi riempite il cervello di cose inutili. Se voi lasciate andare i problemi, lasciate andare le cose inutili, emerge l'intuizione, e l'intuizione è la cosa più femminile che avete. E vi permetterà non soltanto di potenziare il vostro magnetismo, di potenziare la vostra energia femminile, ma ascoltare la tua intenzione ti renderà più sicura di te, ti renderà più centrata,
Avrai dentro una guida interiore, è un dono prezioso che l'energia femminile ti fa. Diventerai sempre più magnetica e potrai trasformare la vita veramente in modi significativi. Potrai modificarla, cambiarla, plasmarla. Anche i pettegolezzi, lasciateli andare, questi pettegolezzi che non servono a niente. Quando tu segui il tuo intuito, la tua femminilità, potete scoprire eventuali corna, ma attirerete gli altri, avrete una presenza magnetica, una presenza affascinante. Quindi questa sicurezza interiore data dall'intuizione, che sta dicendo quella? Ma non diciamo cose aberranti, sì, non diciamo cose aberranti, non diciamo cose aberranti. Secondo me una donna potrebbe tranquillamente fare un lavoro sì, ma magari un lavoro meno impegnativo, potrebbe essere un lavoro part-time, un lavoro magari meno impegnativo, nella una dinamica di coppia consolidata ovviamente. Se non è una dinamica di coppia consolidata, ognuno fa le cose sue. Comunque, questo affidarsi all'intuizione richiede comunque anche coraggio. Questo richiede anche coraggio. Significa, ad esempio, talvolta prendere decisioni che possono sembrare controintuitive, che sfidano fondamentalmente le aspettative altrui. Quindi questo è un punto fondamentale. La sicurezza interiore non è un qualcosa che passa inosservata, è un qualcosa di importante. Perché nel momento in cui tu hai questa sicurezza interiore, brava Gina De Katzan, salutiamo la nostra Gina De Katzan, hai veramente un qualcosa di importante, irradi una presenza magnetica, vai a irradiare una presenza magnetica. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. Cioè, quindi valorizza questa tua parte, fa parte della tua femminità, fa parte dell'energia femminile. Le donne non devono fare i calcoli, diciamo, deduttivi, devono essere fondamentalmente induttive. Sapete la differenza tra deduzione e induzione, no? O non lo sapete? Comunque, le donne devono essere prevalentemente induttive, non deduttive. Cioè, non devono fare una valutazione logico-razionale, causa-effetto. Poi un altro punto fondamentale è diventare consapevole della tua energia. Diventare consapevole della tua energia è un punto molto importante. Quando fanno calcoli, fanno. Esatto, Don Matteo. Devono sfruttare questa intuizione, l'induzione, non la deduzione. Ma poi la capacità di connettersi con l'energia femminile, entrare veramente in contatto profondo con l'energia femminile. Ogni pensiero, ogni azione che compi, porta con sé un'energia, quindi porta con sé, diciamo, un'impronta invisibile che però esiste, che lascia un segno. Ogni azione che tu fai lascia un segno nel mondo, lascia un segno nelle persone con le quali ti circondi, con le persone che ti circondano. Quindi essere consapevoli, diventare consapevoli di questa energia diciamo, è molto importante perché la consapevolezza amplifica il magnetismo. Diciamo che è un po' anche un discorso a livello cerebrale, come dicevamo ieri sul SAR, no? Sul sistema di attivazione reticolare. Tutto quello su cui puntiamo, diciamo, la nostra attenzione lo amplifichiamo. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Il SAR, il sistema di attivazione reticolare, no? Quel gruppo di cellule, stai zitta Sissi, quel gruppo di cellule che trasforma, come possiamo dire, cioè che porta gli impulsi dall'inconscio, dalla parte emotiva al conscio. E tutto quello su cui fo ci focalizziamo viene amplificato, no? Quindi noi, le donne soprattutto, diventando consapevoli della loro energia, e il maschio deve diventare consapevole dell'energia maschile. Pippi, Pippoli, sei consapevole della tua energia maschile? Sei consapevole che il tuo pistolino ha delle esigenze? O non sei consapevole, Pippoli? O lo lasci dormire lì? Anche tu, Pippoli, devi. Bottiglia di vetro?
interferenti endocrini che... Ma davvero? Ah, non sapevo. Ah, davvero? Quindi bisogna... Pure le bottiglie di plastica? Non lo sapevo. Porca... Pippoli, sei comunque... Allora, passeremo alle bottiglie di vetro. Non ci avevo mai pensato, però... Passeremo alle bottiglie di vetro. Ah, allora useremo il vetro. Tanto useremo il vetro, ok. Grazie dell'info. Da domani vetro, da domani vetro, da domani vetro. Questo è un punto importante, questo è un punto importante, fondamentale. Pippoli, sei consapevole che il tuo pippolo, diciamo, sei consapevole che il tuo pippolo in qualche modo, diciamo, meglio vetro. Allora usiamo da domani vetro. Sei consapevole, Pippolo, che il tuo pippolo ha delle esigenze o non sei consapevole? Devi diventare consapevole. Quindi, brava Gina De Katzen. Quindi queste sono tutte cose molto importanti, no? Anche le azioni quotidiane, per quanto piccole, contribuiscono a, diciamo, a creare il tuo campo magnetico. Quindi una donna dovrebbe fare un gesto gentile. Un sorriso, una parola di incoraggiamento. Questo è quello che deve essere femminile. Non deve essere marziale. Deve allenare un linguaggio non verbale anche leggiadro, non marziale. Ecco, questa consapevolezza energetica ti rende più magnetica, no? Perché gli altri sono naturalmente attratti dalle vibrazioni che emani. Quando ti muovi nel mondo, diciamo, con un'energia consapevole, con un'energia positiva, un'energia femminile, tu andrai a irradiare, diciamo, andrai a irradiare sicurezza, serenità, bellezza interiore e quindi attrarrai fortemente gli uomini. Quindi la consapevolezza della tua energia è una chiave potente veramente per trasformare la tua vita. Certo che è mentale, infatti quello che sto dicendo io è mentale, è la sicurezza mentale, fare delle cose. Perché poi la mente, il pensiero necessariamente si trasferisce in un'azione, ma parte tutto dal pensiero, quindi dalla consapevolezza della femminilità. Quindi la consapevolezza mentale proprio della tua femminilità. Ah, ok, la plastica fa malissimo. E allora cercheremo di usare meno plastica. Cercheremo di usare meno plastica. Cercheremo di usare meno plastica. Dobbiamo tentare di inventare una bottiglia d'acqua che la bevi e che mangi. Bene, detto questo, io mi fermerei perché ci sarebbero altre cose da dire, ma ormai è già passato più di un'ora, diciamo, no, più di un'ora, più di mezz'ora, 40 minuti, per cui tra 20 minuti, tra 30 minuti ci sarà la premiere. Quindi vi do...